insieme per il cuore dei bambini, migliorare la diagnosi delle patologie cardiologiche in età pediatrica, una mission possibile soprattutto se a scendere in campo sono le associazioni che mettono insieme le risorse per donare all'ospedale Santo Spirito di Pescara delle sonde ecografiche, un software, strumenti che aiutano sensibilmente le equipe mediche e che consentono ai bambini di evitare il trasferimento nella vicina regione Marche. Adesso, in occasione del fatto che abbiamo acquisito un dirigente medico con queste competenze, con questo upgrade, l'acquisto delle sonde fisiche e del software relativo, quella macchina è diventata utilizzabile anche per l'ecocardiografia. Fare una diagnosi precoce che cosa significa per i bambini così piccoli? Ma per noi avere l'autonomia nello studio morfologico e funzionale del cuore è molto importante, perché a volte è importante nel sospetto di una malformazione, ma spesso è importante anche per un rischio di complicanza durante una malattia acuta, in cui per un disturbo del ritmo, per un disturbo di funzionalità o per una malattia che può comportare una complicanza, per esempio alle coronarie, avere la possibilità immediatamente all'interno di dirimere questa domanda ovviamente ci semplifica il percorso diagnostico, accelera eventualmente i provvedimenti terapeutici e quindi di fatto copre un tassello che fino ad oggi la nostra offerta sanitaria non era ancora riuscita a completare, rendendoci dipendenti da altre strutture. Promotore dell'iniziativa Andrea Sciarretta, padre di Noemi, la bambina di 10 anni di Guardia Grele affetta da atrofia muscolare spinale di tipo 1. Partner Due Ali per Pescara Onlus. Sono già 40 le diagnosi rese possibili nella struttura di Pescara. Quindi, come progetto Noemi, è la testimonianza che l'associazione continua ad essere accanto alle fragilità. Ormai sono 10 anni che cerchiamo di essere vicino alle famiglie, vicino ai bisogni assistenziali e sanitari. È tutto grazie alle persone che ci credono, che sono accanto a noi e ai bambini che, nonostante le difficoltà, combattono e ci insegnano il vero valore e senso della vita. E questa giornata è proprio questo.